Questo video è in collaborazione con Keyforge Italia, Grande Inverno e Fantasiastore.it, dove se inserirete i codici riportati in descrizione riceverete il 5% di sconto. Signori, ben ritrovati sul canale. Tra webcam che funzionano una volta no e l'altra pure, una connessione internet claudicante che mi sta lasciando a piedi da più di 2 settimane, siamo tornati con la seconda sfida in un key match che vede affrontarsi i primissimi mazzi che io e Chiara abbiamo comprato e con i quali abbiamo imparato a giocare. Come sarà andata a finire? Sarà confermata la supremazia femminile in questo fantastico gioco di carte o per la prima volta in assoluto su questo canale riuscirò a vincere una partita? Non vi resta che scoprirlo. Buona visione! Allora, che fai? Alle Parker Cancelliere di Ramo Nobili con Selvaggi Logos e Brobnar, mentre mio Magica Negromanti di Argon e Gnavo con Dis Logos e Marte. Praticamente abbiamo in comune soltanto i Logos. Questi sono stati i primi mazzi che noi abbiamo comprato. Proprio i primissimi mazzi che abbiamo comprato. Quindi è una sfida agli albori. Torna la sfida agli albori. Andiamo subito. 4. Inizio. Secondo deve. Se c'è. Sì, perfetto. Scelgo Marte, sonda di profondità e scelgo Brobnar. Se hai creature Brobnar in mano le devi scartare. Creature. Creature, sì. Non le hai? Vabbè, però mi devi rivelare la mano. No. Sì. Ma guarda, vabbè. Cioè, te la devo mettere per esteso? Sì, vabbè, uguale. Ragazzi, che bisogna fare? Sfiga, sfiga. Partiamo benissimo. Allora, poi metto un Tunk che entra in gioco esaurito. Torci pensieri. Un Ulic Nagabocca con un backup della biomatrice sopra. Passo. Gioco Marte, raccolto. Passo. Scelgo selvaggi. Gioco di stazioni tra una nocciolatura potevi fare pure una cosa diversa, ovvero scartare la Pixie, giocare in ricrescita, riprenderti in mano la Pixie e giocarla. Ma come faccio a scartarla se la giocarla? Cioè invece di giocarla? Invece di giocarla la scarti direttamente nella parte degli scarti, vai di ricrescita, riprendi la Pixie e la giochi. È uguale, solo che così diciamo che è una giocata un po' più d'effetto, però il risultato è sempre quello. Passo. Ok. Certo. Sta in cerca? Come sta in cerca? Diavolo, ok, allora aspetta, Allora. Gioco. Vabbè, mi vedo costretto a giocare ancora una volta Marte.
azione, una creatura nemica cattura uno dal suo lato con Dunk in vado di combattimento, lo distruggo, vabbè gli pongo l'armatura, quindi non fa niente, si va bene così, e che lui lo raccolgo, passo e ciò. Scelgo il selvaggio, quindi gioco questa carta, quindi sul quanto andrà. Faccio scarica degli antigemelli, faccio due danni al mio incubo di polvere e due danni al mio squalo. Prendo il tuo per l'incubo, dirigo con Wormhole instabile, ruba uno per ogni creatura martedì che è pronta. È un'operazione di fase. Un gioco niente delle braccia. E passo e c'è. Ah no, mi hai tolto una. Sì. Aspetta, puoi giocare soltanto due carte in ogni turno, eh? Finché non lo faccio fuori. Finché non lo fai, sei così. Okay. Quindi, per il resto del turno ottengo uno ogni volta che si attacca. Ok. Dopodiché utilizzo questo, ripristino il combatto. Okay. Quindi lui ti fa un danno. Sì, e tu ne fai uno a ogni creatura a meno. Quindi ora che se n'è andato lo sprint posso giocare tutte le carte. Sì, adesso può giocare tutte le carte. E ottengo un'altra ambra perché. Sì. Perché la mia credo sia la sua. Lo vedete già con lui. Prove. E lui chiama 5 di forza. E prendo un'altra ambra. Passo. Allora io. Forgio. 5, 6,
faccio? Allora, biblioteca del mezzo. Succube. Lo faccio alzati. Dis. Pimpolo. Gioco. Pimpo delle braci con avvolto delle fiamme. Pimpo delle polvere. Un ladro di anime. Vado per il corpo. Questo ovviamente è tutte quante storie esaurite, scusami. E vai, passo. Sì. Potete giocare le carte ogni turno, eh? Non puoi giocare più le carte ogni turno. Ma come che cazzo ne so? Di dove mi questo è il mazzo. Faccio il corto e la poi ripristino una vecchia amica e combatto con essa, quindi ripristino prima lui contro di lui. Contro lui? Ok, quindi tu ti fai... No, no, questo c'ha 4 forze e più regolo 2, quindi è come se avessi 6, eh? Ok, allora no, siccome non l'avevo visto, allora lo faccio con questo. Ok, sì sì, va bene. Questo c'ha 13, no? 8 e 5 13, quindi 3 danni va a 8. Sì, facciamo poi giusto 6 13, sì, sì, 8 poi 10, 11, 12 13, 14, no, va, aspetta, c'ha 13, vabbè, facciamo così, guarda, non evitare, sta a posto, yeah. Ci sono i danni, utilizziamo. Poi ripristina una creatura mia che combatte con questa. Questa è per scarico la carta, eh? Ha giocato due gocce. Sì, quindi ho fatto due danni. Sì, perché prendo la carta. Sì. Bravo! Dopodiché metto in cima al mazzo del suo inventario tutti gli artefatti. Cosa? Mi metto questo. Raccolgo, mi combatto, mi vado, vado su una casa. Con lui vado. Allora si interferisce piccolo, però capisci quelli tratto un po'. Sì, ombre. Poi quinto delle braci. Passo. Io gioco se faccio. Questa per il resto del turno fino a due creature amiche ottengono schermaglia e quindi combatto con essi una alla volta. Scusa, quella siccome l'ho scartata, posso dire che sì, quindi ora ne quindi questa l'ho pure presa, e faccio ottenere schermaglia a questi due e quindi
4 di questo. Quindi questo va a 4. Sì. No, non c'è schermaglia. Ah, già, è vero. E questo qui contro di quello. Disturbatore al Tunk. Passo, dovrei fare questo così perché rischio se non ti ripeto un'altra volta. Ma tanto mi sa che tu. Sì? Sarebbe la prima volta. Sì. Quindi ottimo. Oh. Passo e check. Dove sono i miei camper? Resiste all'allungamento. No, purtroppo non posso fare altro perché tanto anche se ci si tutti raccolti eccetera, faccio comunque da giocare, quindi scelgo tra il mare a questo punto. Si controlla più credo di più con il mare. Finalmente una partita. Però, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attenzione, Questo stavo aspettando. Lo sapevo. Lo sapevo. Mannaggia. Va bene. Ho mescolato troppo.